Abbiamo sconfitto le due gemelline. È stata veramente tosta. Abbiamo ottenuto la coppa della vittoria, del pane dell'anima, della soma, e questo è già tanta roba. Le perline, ok. E l'anello della velocità, oltre al segnalibro. La coppa della vittoria, che cosa ci darà? Eccolo qua. Urlo di trionfo. Wow. È veramente tanta roba, è veramente tanta roba. Certo, per noi non conta nulla, perché ce l'abbiamo sulle nostre persone, ma eventualmente sui nostri compagni questo è veramente una roba incredibile. Esempio, nello scontro vediamo chi è che ha messo peggio. Ryuji, che è quasi morto. Gli metto quell'equipaggiamento, faccio uno scontro, ho ricaricato tutto. Fine, non spreco neanche gli oggetti. Fantastico. Credo che sia il momento di tornare indietro, finalmente. Le nostre richieste le abbiamo completate, d'altronde. Stiamo tornando indietro. Al momento è 999 fiori, andandotene spariranno. Lo so. Ritorna al mondo reale del Memento, grazie per il lavoro svolto. Grazie a te, telefono. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Ecco qua. Mamma mia, che battaglia che è stata. Oh, Kaitaka. Mi sei mancato, suo giro. Covo dei ladri fantasma aggiornato. Fantastico. Ci faccio un piccolo salto. È stato aggiunto un oggetto al contenuto qui sotto. Galleria. Hai ottenuto un nuovo premio. Forse solo uno. Ne ho ottenuti almeno due. Guarda che bello questo qua con Arsene che ci dà il 99 in mano. Che figata. Eccolo lì il nuovo premio. Il premio con Giustine e Caroline. Credo che di premi esposti ci manchino 1, 2, 3 e 4. Almeno di quelli esposti. E siamo al 78% infatti. Evita le battaglie in totale con il muro di fumo e la nebbia ipnotica. Potrei farlo. Hai effettuato un abbattimento acrobatico 30 volte. Me ne mancano solo 11. Sconfiggi il mietitore 5 volte. Altre 4 volte. Punto di domanda sconfitto. Chissà chi è. Hai stretto un forte legame di amicizia con tutti i potenziali confidenti sentimentali. Cosa vuol dire questo? Questo qua è facile da fare in realtà. Basta dire a tutte le ragazze che siamo amici. Cosa che non ho fatto in questo giro. Hai offerto un totale di 10 regali mentre eri con i tuoi confidenti. Basta farlo, basta uscire con loro. Hai finito tutti i giochi retro giocabili nella tua stanza. Ecco, questo potrebbe richiedere un po' più di tempo. Hai segnato 30 fuoricampo nelle gabbie di battuta di Young e Zaya. Ok, anche questo si può fare. Hai usato il bagno pubblico Fujin Jonjo di Young e Zaya 15 volte. Anche questo si può fare, ma che palle. Hai lavato 10 parti di equipaggiamento alla lavanderia 8 volte, 2 volte ancora. E la madonna, hai accumulato 100.000 punti al laghetto di pesca. Ecco qual era l'obiettivo della pesca. Non era pesca il pesce d'oro, ma fai questo. Oh. Mentre nella galleria abbiamo sbloccato qualcosa che già so cos'è. Abbiamo sbloccato gli inserti di battaglia delle gemelle. Il loro assalto, per fortuna non l'abbiamo subito. E il loro colpo di grazia, che grazie al cielo non abbiamo subito. Mentre nei concept, che cosa abbiamo? Gli abitanti del metaverso. Ah, loro due, ottimo. Oh, che carucce che sono. Ritornati nella realtà, torniamo alle cose importanti. Chiediamo a Kawakami un massaggio e vediamo se Iwai è disponibile. Oh, guarda un po', Iwai è disponibile. Sono stracontento del risultato, ti giuro. Sono stracontento di aver vinto contro di loro. Non mi aspettavo una battaglia non ingiusta, perché alla fine è stata difficile ma non ingiusta. Però quando si sono curate è stato inaspettato. Sotto quel punto di vista forse Ryuji è stato quello più svantaggiato, perché gli ho messo solo attacchi che colpiscono un obiettivo. Ehi, Wai, come va la serata, eh? Ehi, è successa una cosa pazzesca. Che cosa? Mi ha chiamato Tsuda, vorrei metterti al corrente di tutti i dettagli, hai tempo? Sento di potermi avvicinare. Ah, chissà come mai, passiamo del tempo con lui. Vieni sul retro. Ehi, speravo proprio di parlarti. Poco fa mi ha chiamato Tsuda, mi ha detto di dimenticare tutte le minacce che aveva fatto. All'inizio pensavo che fosse uno scherzo, ma da allora non l'ho più sentito.
Sai, in un certo senso mi è quasi sembrato di parlare con il vecchio Tsuda, il mio fratello giurato. Ehi, credi che una persona possa cambiare così in fretta? Non saprei. Che razza di risposta è? Non sono nella posizione di parlare, ma dovrei prendere la cosa più seriamente, ragazzo. C'è qualcosa di sospetto, ma il cambiamento di Tsuda mi ha tolto un grosso peso dalle spalle. Oh, direi che il nostro accordo è stato rispettato, no? Tu dovevi allontanare Tsuda e in qualche modo ci sei riuscito. Un'altra cosa. In un certo senso ti ho licenziato, ma che ne diresti di continuare a lavorare con me? So che i ragazzi di oggi sono pieni di impegni, quindi capirei un eventuale rifiuto. Solo se mi dai un aumento! Ah, a quanto pare hai ancora le palle. Ma non pensare che ci andrò piano con te, ok? Certo che però, effettivamente ci stavo pensando ora, ma i suoi lavori alla fine, stare comunque dentro il negozio, poteva anche, oltre al coraggio, darci una piccola paga. Conto su di te, ragazzo. Voglio dire, Phoenix. Oh, grazie, Y. Ah, fantastico. Rango 8. Ecco fatto. Ok, il tuo primo compito è buttare la spazzatura. Forza, dobbiamo sbarazzarci dei prototipi. Prima di buttarli, smantellali e cancella le impronte, ok? Oh, e non te ne andrai prima di aver finito. Tanto guarda, non ho impegni per la mattinata di domani. La gente pensa che sono morto, Iwai, quindi... Ehi, ottimo lavoro. Cancellato via tutte le tracce. Ehi, come va? Per quanto riguarda Tsuda, teniamolo d'occhio per un po'. Sembrava a posto, ma non si è mai troppo prudenti, capito? Bene, se succedesse qualcosa di brutto, sarebbe già troppo tardi. Resterò in disparte per un po' e baderò al negozio, così è più sicuro. Quindi ti insegnerò quel che devi sapere per quanto riguarda il mestiere. Spero che tu sia pronto. Ok, conto su di te, Phoenix. Oh, grazie, Y. Grazie, Y, che mi chiami per nome. Quanti giorni mancano? Solo 9, sicuro che sia il momento di rilassarci? No, non è più il momento di rilassarci. Che facciamo? Entriamo nel palazzo, è ovvio. L'avevo detto, no? Una volta finito il memento, saremmo entrati nel palazzo. Infiltriamoci nel palazzo, forza! Dopo tutto l'allenamento che abbiamo fatto nei memento, è giunta l'ora di entrare, finalmente. Prima di tutto, raggiungiamo il corridoio centrale, ed è lì che si trovano le porte dell'aula magna. Ricevuto, andiamo! Ok, muoviamoci allora. Ah, Yusuke, ho bisogno di una mano, come al solito. Ti chiedo di duplicare una carta e ti chiedo falce della morte. Così, perché in realtà non è che abbia molto altro da chiederti. Vai. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie, Yusuke. Su, continuiamo. Conosciamo l'identità dei 5 VIP. Un politico, un ex nobile, un presidente di una rete TV, uno di un'azienda IT e uno spazzino. Stando alla mappa, più avanti dovrebbe esserci un ristorante. Un politico dovrebbe essere lì, giusto? Andiamo a controllare. Beh, basterà proseguire dove abbiamo trovato la guardia l'altra volta, no? Che ora la guardia non c'è più, fantastico. Tutto molto più semplice così. Anche qui è pieno di gente mascherata. Parlandogli potremmo raccogliere informazioni utili. Non fate domande sospette, ok? Forse al barista posso chiedere qualcosa? No, non posso chiedergli nulla. E ovviamente ormai il nostro livello è talmente alto che l'unica cosa che possiamo fare è correre contro le ombre e ucciderle istantaneamente. Però dai, colpiamolo qualche nemico, perché sennò quando mai li facciamo i combattimenti? Arrivati a metà poi non serve neanche più continuare. Ok, giusto per divertirci un po'. Spettacolo fantasma! Ma come se la ride. Aia. Oh, ne abbiamo mancato uno che è confuso, giustamente. Colpiscilo, Noir! Colpisci anche tu, Han. Paf, morta. Non era quello che volevo, ma ehi, va bene uguale. Va bene, facciamo il tecnico su di lui.
Andiamo di dove sei? Dove sei? Verità letali! Giusto per farvelo vedere. Che tra l'altro abbiamo fatto un critico da 9005 con uno dei tre colpi, eh. Con un terzo colpo sarebbero stati 9, 18, 27.000. Sarebbe stato 27.000 di danno in totale, eh. In totale. Che tra l'altro, effettivamente, non ci ho pensato perché non volevo certo semplificarmi troppo la vita, ma avessimo colpito le gemelline con verità letali, beh, mi sarei salvato molto. Conosci il ristorante esclusivo più avanti? Chissà come si diventa soci. Non ne ho la minima idea. Dopotutto, i miei contatti mi hanno rimediato a malapena un posto sulla nave. Rispetto a molti altri ospiti a bordo, siamo dei cittadini come tanti. Per cominciare, dovremmo ringraziare di poter cenare in questa sala. Questo è vero. Quindi la sala per il ristorante è questa? Eh? Cosa indica questo cartello? Un ristorante riservato ai soci, Restaurant Elite. Non riesci a leggere nemmeno tu, ma non eri mica Miss English o roba simile. Ma che dici, Ryuji? Quello non è inglese, è francese, quindi... Questo è un ristorante riservato ai soci. Chi non possiede la tessera socio sarà respinto. Cosa? Devi essere socio per cenare, che stronzata! Proviamo ad entrare lo stesso. Vediamo cosa succede. Ehi là, dobbiamo entrare. Signore, se vuole mangiare nel nostro ristorante, pregate di mostrare la sua tessera socio. Oh già, ne abbiamo sentito parlare prima. Che rottura. Lo staff dovrebbero averglielo spiegato quando si è imbarcato sulla nave. Mi scusi il disturbo, ma potrebbe mostrarmi la sua carta d'imbarco? Si mette male, meglio ritirarsi. Pare che non potremmo entrare pacificamente senza prima ottenere questa tessera socio. Tra l'altro la carta d'imbarco, siamo dei clandestini. Oh, che bello. Quando andavo sulle navi, una delle cose che mi piaceva era sedermi ai tavolini e guardare mentre la nave andava sull'acqua. Lo so, magari è una cosa stupida e semplice, però a me piaceva un sacco. Qui in giro ci sono molte persone. Forse sapranno dirci qualcosa della tessera socio? Non saprei, non ne sarei sicuro. Comunque chiedere in giro è l'unica opzione che abbiamo. Beh, chi è che è rimasto? Ho chiesto praticamente a tutti. Ah? Qual è il problema? Fai così il difficile. Oh, ho perso la tessera del ristorante qui da qualche parte. Santo cielo, senza la tessera non puoi cenare. Hai provato a chiedere allo staff? Ah, ancora no, dubito che ci sia di che preoccuparsi. Proverò a chiedere più tardi al bar. Conosco personalmente il signor Shido. Sono certo che se non la troverò me ne darà un'altra. Oh, fantastico, non sapevo che avessi contatti del genere. Ora mi spiego questo tuo contegno. Ehi, non vi sembra una buona occasione? Dici di aver perso la tessera socio. La cosa non mi entusiasma, ma se la trovassimo per primi riusciremmo a impadronircene. Sì, l'ha fatta cadere, quindi possiamo approfittarne e prenderla. Giustamente, no? Ha detto che chiederà al bar. Andiamo a tutti i bar a chiedere, allora. Ehi, avete trovato una tessera socio? Benvenuto, signore. Posso aiutarla? Hanno restituito qualcosa? Eh? Cerco un articolo in particolare? Una tessera socio. Ah, quindi era sua. Prego, non si preoccupi, l'abbiamo costruita per lei. Ecco lei, si goda il pasto, signore. Wow, è stato semplice. È stato facile, è normale. Che importa, è quel cazzo di Shido a pensare che le persone siano tutte incompetenti. Non ha fiducia in nessuno. Forse per questo che è in giro è pieno di tessere socio. Beh, fare in fretta non è male. Andiamo al ristorante e troviamo una lettera di raccomandazione. È stato facile. Eccomi di nuovo qua. Mi scusi, l'avevo lasciata in camera. Benvenuto, signore. Potrei vedere la sua tessera socio? Uno dei nostri bersagli, il politico influente, dovrebbe trovarsi al ristorante. Che si fa, Joker? Entriamo, assolutamente. Grazie per aver mostrato prova della sua identità, signore. Entri, prego. Le sedie indicate con dei fiori blu sono riservate agli ospiti speciali. È pregato di non sedervisi. Ospiti speciali? E chi se ne frega? Posti riservati, un'informazione preziosa. Potrebbe condurci al politico che cerchiamo. Davvero? Non ti è neanche passato per la testa. Ah, comunque, entriamo e troviamo quei posti. Cacchio, che posto lussuoso. Anche il cibo sembra di primo ordine. Cerca di contenerti, ok? Ci stai mettendo in imbarazzo. Madonna, Makoto che se la prende con Ryuji tutto il giorno oggi. Deve essere quello il tavolo. Già, è qui che viene quel politico influente.
Perché non sedersi al tavolo accanto a aspettarlo? Andrò io, potrebbe insospettirsi se ci vede in gruppo. Ma non sarebbe strano che ci fosse una sola ragazza lì seduta? Qualcuno vuole venire con me? Vai, Skull! Era quello che volevo fin dall'inizio. Insomma, è un ristorante. Cos'è? Sei un bimbo dell'asilo? Mi stavo chiedendo che cosa ti eccitasse così tanto. Makoto, pensavi che Skull volesse provarci? Perché nessuno ha chiesto a me di farlo? D'accordo, andiamo. Ehi, perché nessuno mi ha risposto? Voi altri, restate nei paraggi. Vi darò un segnale quando sarà il momento. Cavoli, cosa ordino? Non puoi abbuffarti in un palazzo. È il solito idiota. Sono indeciso. Io prendo del foie gras, un'insalata di tartufi e dell'arrosto di agnello, grazie. Ma come fai a ordinare così facilmente? Ehi, non siamo troppo giovani rispetto agli altri. Sono tutti legati a Shido, giusto? Sembrano tutte figure di spicco del mondo politico e della finanza. Chi vi ha dato il permesso di sedervi qui, mocciosi? Chi? Non vedo scritto da nessuna parte, riservato. Mi seccherebbe se faceste baccano vicino al mio tavolo. Voglio godermi la cena. I ragazzini ingordi come voi dovrebbero andarsene altrove. Come dici? Skull, calmati. Scusa. Ci perdoni per la scortesia. Se avete capito, tornatemene a casa. Mi scusi, ma lei è per caso il signor Oe? Certo che sì. Forse le sembrerò sfacciata, ma potrebbe fornirci una lettera di raccomandazione per il signor Shido. Così a guardarvi sembrate minorenni. A cosa vi serve una raccomandazione? Vorremmo che ci fosse concesso un incontro con lui. Ammiriamo la sua ideologia politica. Ovviamente lo stesso si può dire di lei, signor Oe. Hai una bella parlantina per essere così giovane. Non che mi dispiaccia, sei una liceale? Sì, signore. A proposito di licei, ho sentito che il preside di una di qualche scuola ha tirato le cuoia. Si dice che stesse cercando di spifferare il nome di Shido. Se avesse seguito gli ordini, ora sarebbe ancora tra le alte sfere, e invece ha rinunciato a tutto. Come membro di elite, non riesco a immaginare perché qualcuno possa fare una cosa simile. Se giuri lealtà, hai l'onore di scegliere chi sarà ad avere un arresto mentale. Anche lei ha chiesto al signor Shido di innescare un arresto mentale? Più o meno. Considerato il suo status, presumo sia stato un obiettivo piuttosto importante. Importante? No, l'obiettivo di per sé non era nulla di eccezionale. Oh, sta solo facendo il modesto. Ricordi l'incidente in metro della scorsa primavera? Il mio obiettivo era proprio il conducente. È stato lei? È servito a disfarsi del presidente di una società e di un diplomatico schierato con il governo in carica. Capisco. È stato molto utile, signor Oe. Oh? In realtà mia sorella lavora all'ufficio del procuratore. Potrei riportarle quello che mi ha appena detto. Che gliene pare? Ci darà una raccomandazione? Mi stai minacciando? Chi siete voi due? La lettera di raccomandazione, prego. Non fate gli spacconi, mocciosi. Non ve la darò mai una. Ehi, sembra che ne abbia una. Beh, temo sia giunta l'ora di ricorrere alle maniere forti. Ragazzi! Oh, Yatagarasu! Giusto? È Yatagarasu, non mi ricordo. Allora, sei debole a qualcosa? Non lo so, ma assorbi il ghiaccio. Ottimo. Debilitazione. Abbiamo detto, lo psichico non l'abbiamo provato, il vento non l'abbiamo provato, l'oscuro non l'abbiamo provato. Centro perfetto. Non male. Ti stai concentrando, vedo, eh. Beh, allora non ti servirà a niente. Mano di Dio. Alla faccia, Ryuji! Allora, hai capito, Ryuji? Mamma mia!
E vai, abbiamo ottenuto la lettera di raccomandazione. Vi prego di mantenere segreta la verità su quell'incidente in metro. E va bene. A ogni modo, pare che il preside Kobayakawa, il preside avesse davvero dei legami con Shido. Non mi meraviglia che fosse così inflessibile nel farmi raccogliere informazioni sui ladri fantasma. Tuttavia, non posso credere che Shido l'abbia ucciso così a sangue freddo. Nel suo palazzo l'intera nazione è sommersa. Dubito che provi alcunché per un misero insegnante. Comunque, anche se quel politico era una cognizione, si è trasformato in un mostro. Fino al palazzo di Kaneshiro, le creature cognitive non erano altro che deboli presenze. No, quello è di poco fa non era una cognizione. Ma possedeva l'aspetto e i ricordi di una persona reale. Probabilmente era un'ombra fusa con una cognizione. È come se l'ombra indossasse la pelle umana. Non ho mai visto nulla di simile prima d'ora. Un tale potere sarebbe impossibile normalmente. Non è stato Shido a distruggere la ricerca cognitiva della madre di Oracle? Ah, sospetti che in realtà abbia conservato i risultati per i suoi scopi. Shido... per quanto ne sappiamo, Shido potrebbe possedere qualche trucco per manipolare il suo palazzo. Dovremmo essere estremamente cauti da qui avanti. Faremo molta attenzione. Sì, certamente. Continuerò ad accettarli anche dopo essermi insediato come primo ministro. Proprio come mi aspettavo, signor Shido. Lei è un uomo davvero affidabile. E in cambio le chiedo solo di continuare a sostenermi. Tenere testa al mondo è dispendioso. Certo, mi assicurerò che riceva il giusto compenso per ringraziarla del suo aiuto nelle pulizie. Quell'incidente in primavera è stato molto utile ed è tutto merito suo, signore. Se gli studi sulla scienza psicognitiva progrediranno, credo che potremo esaltarne gli effetti. Le auguro buona fortuna per la sua impresa. Spero che continuerà ad assisterci. Certo che sì. Tutto sorridente. Chi scegliamo come prossimo bersaglio? Ci servono altre 4 lettere. Secondo la mappa, l'ascensore più avanti ci porterà al ponte della piscina. Se le informazioni che sono esatte, lì dovrebbe esserci il donnaiolo ex nobile. Donnaiolo, Non ho una gran voglia di andarci. Perché sai che toccherà a te, Ann. E allora prendiamo l'ascensore. Eccoci qua. C'è una safe room? No, strano. Oh, eccola qui. L'ho chiamata ed è arrivata. Ottimo posto per una safe room. Fantastico. Allora, dobbiamo proseguire da questo lato. Oh, aspettate un attimo. Uff, ma siamo topolini. Ciao bambini, sono un ladro fantasma. Sono il topo fantasma. Aspetta, meglio fare la voce normale. Aspetta, ma che cazzo, siamo diventati topi. Sono alquanto adiratto o a qualcosa del genere. Ah, finiscila, Inari. Potresti tornare qui? Eccoci! Che sollievo, siamo di nuovo umani. A quanto pare torniamo come prima quando usciamo dall'area d'effetto. Non è un grande problema. Invece sì, è un gran problema. Spiegaci cosa è successo. Sembra che le persone che Shido considera intrusi si trasformino in topi vicino alle sue statue. Quindi per lui non siamo altro che roditori, eh? Irritante per me che sembro un gatto. Sono d'accordo, ma dobbiamo fare molta attenzione quando siamo topi. Non potremmo aprire porte e se proviamo a combattere qualunque nemico potrebbe farci a pezzi. Quindi possiamo solo nasconderci. Dovremmo metterci totalmente sulla difensiva. Speriamo di trovare un passaggio segreto per attraversare l'area. Beh, sicuramente se lo dici, sicuramente ci sarà allora. Siamo i topi fantasma. La cosa bella è che poi si mettono in posa come al solito. Però vestiti da topolini, è bellissimo. Posso romperlo? No, ovviamente. Allora, qua c'è un piccolo condotto. E qua torniamo normali, ottimo. Allora, la porta ovviamente è chiusa, quindi torniamo nell'area d'effetto. Che bella la musichetta vestiti da topi,
È incredibile. Siamo ancora i topi fantasma. Allora, dobbiamo fare molta attenzione, anche perché non possiamo neanche sprintare, purtroppo. E non possiamo fare attacchi dalla distanza sui nemici, quindi... Anche qui, effetto topo fantasma. Oh, stai lontano. Scusa un attimo, dammi un secondo. Torna qua fuori, Joker. Ok, posso usarli. Facciamo una nebbia ipnotica. E tutti quanti i nemici ora sono addormentati. Visto perché li ho fatti gli oggetti, per questa evenienza. Ok, apriamo shortcut eventuale e ora siamo di nuovo i topi fantasma. Vediamo, ci sarà un'area in cui posso passare? Un'area ad esempio questa, perfetto. Che bello che topolini piccoli piccoli che passano in condotti ancora più piccoli. Puffete. Allora, fammi vedere, se vado di qua dove finisco? Lì c'è un'ombra cattiva che sta dormendo anche lei, perfetto. Apriamo tutte le porte. Lasciamoci la sicurezza di avere tutti i passaggi aperti, anche se ho l'impressione che potrebbero chiudersi eventualmente. Beh, finché posso fargli l'imboscata non è un problema. Se mi trasformo in topo, allora la questione cambia. Tu sei pericolosa perché rifletti gli attacchi, molti attacchi. Però, se io ti attacco per prima, non è un problema. Devo dire che comunque per essere una persona al suo massimo potenziale, 800 per colpo, non è granché, eh. Forse con una carica possiamo fare di meglio. Oh, guarda, un forziere. Uno Fuda del potere, ottimo. E da questo lato abbiamo trovato un passaggio che prima era chiuso, ottimo. Fammi rivedere la mappa. Eccellente, ora possiamo passare di qui quando vogliamo. Spero che questo ci aiuti a proseguire. Ah, lo speriamo tutti. Oh, però l'effetto dell'aroma calmante dura un bel po', eh. Dura veramente tanto. E soprattutto su un'area talmente estesa. È talmente estesa l'area di effetto che veramente è rotta la cosa. Sei impaurita? Allora, attacco psichico! Distruggila! Siamo occhietti! Sotto questo punto di vista, in realtà il danno effettivo ne fanno molto di più persone che usano, ad esempio, gli attacchi tecnici, come in questo caso Magatsu Izanagi. Oh, ma guarda, c'è un bottoncino. Chissà cosa fa. Ops, statue disattivate. Qualcosa si è mosso. A cosa serve quel pulsante? È impossibile capirlo da qui. Diamo un'occhiata in giro. Dai, è palese. Un pulsante. Le statue che ci trasformano in topolini. Dai, è facile, su. Ma guarda, non ci trasformiamo più. Tutte le ombre sono verdi, quindi mentre dormono è ancora più soddisfacente ucciderle. Oh, ho fatto benissimo a fare le cose ipnotiche, perché durante il palazzo di Shido sono l'unico palazzo in cui ne abuserò di queste nebbie ipnotiche, perché appunto la cosa di diventare topolini è pericolosa a modo suo. Saliamo al piano di sopra per vedere cosa ci nasconde questo balcone. Allora, dove sei? Eccolo lì. Belle ste volate incredibili che solo lui riesce a fare. Allora, tra l'altro, una cosa che non ho mai provato, probabilmente perché non c'è modo di provarla. Chissà se in questi condotti grandi ci possiamo passare in forma di topo. In teoria, molto plausibilmente sì. In pratica non so se c'è mai l'occasione in cui in forma di topo passi davanti a un condotto grande. Comunque, ecco il primo seme della bramosia. Però devo dire che come stanza della bramosia, Shido, un tocco di classe anche in questa, eh. Tutte con le roselline, bella, bella. E il primo seme della bramosia fu preso. Ora possiamo passare da questo lato, visto che non siamo più dei topolini. La nebbia ipnotica è veramente
veramente tanto rotta. Cioè, prende praticamente tutto quanto il piano, anche zone che non hai visitato, e già questo rompe veramente tutto. Qui c'è un forziere che ci terrà dentro. Che cosa? Una mataga infernale? In realtà non sono male. E a ripensarci, in realtà ho fatto una mezza cazzata l'ultima volta che siamo stati nei Memento e non ci ho proprio pensato, ma in realtà posso anche attendere un attimino per questo. Oltre ad aver sfidato Justine e Caroline, che era la cosa che più mi importava, cioè un forziere, sì, che era la cosa che più mi importava, avrei potuto fare anche le altre sfide, le sfide quelle dei Memento, diciamo. Visto che ci siamo, il tempo ancora ce lo concede, vorrei arrivare a potenziare veramente tutti, ergo voglio potenziare anche Zoro prima di poterle fare. Sono contento di essere riuscito a questo giro a potenziare veramente tutti quanti prima del palazzo finale, cioè prima del palazzo questo qua di Shido. E sono contento anche di aver dato veramente spazio a tutti quanti. E io ancora mi chiedo come cavolo ho fatto al primo giro a non potenziare Yusuke. Non perché sia potente o altro, ma proprio come ho fatto a non potenziarlo. Ehi, tizio in costume. Che vestiti rozzi, questa è una piscina, sapete? Se volete stare qui, mettetevi in costume da bagno. Sdraiatevi, guardate al cielo e oziate in questo rilassante paradiso. Grazie del consiglio. Qui c'è una safe room che è importante e ce la prendiamo. Mi sento un po' inquieto. In realtà la tua inquietudine mi tocca poco, come ho detto, perché c'è poco da fare ormai. Però visto che Athena è l'unica in questo momento che in squadra non ci serve, la togliamo un attimo. Prendiamo come sempre due persone a caso e continuiamo a potenziare Asterius. A questo giro è aumentata di molto la fortuna, visto il suo arcano, ha senso. Dai, l'importante per Asterius è la magia. Però se riusciamo a potenziare anche il resto il più in fretta possibile sarebbe un bene. E adesso torniamo in piscina. Ma visto che andiamo in piscina, direi di metterci tutti in modalità piscina. Che carina Futaba sul letto col costume, mamma mia piccolina. Per non farti sentire escluso Morgana ti ho dato un altro vestito, su. Dai, non ci posso dire niente, siamo in tuta da piscina. Wow, questa piscina è enorme, è difficile credere che si trovi su una nave. Il nostro bersaglio è qui, giusto? È una specie di ex nobile. Sì, troviamolo e prendiamo la sua lettera di raccomandazione. Andiamo a cercarlo allora. Dove si troverà? Hanno detto che si trova a bordo piscina. E qui c'è un ex nobile a bordo piscina. No dai, potevano lasciare i costumi. Ehi bello, è un secondo. Bella giornata oggi, eh? Beh, forse no. Io vorrei farmi una bella nuotatina, già. Chi cazzo è questo tizio? Pensaci tu, Panther. Cosa? No, ma dai, potevano lasciarli i costumi. Salve, ci piacerebbe molto parlare con lei. Non le ruberemo molto tempo, le spiace? La prego, signore. Vi prego di lasciarmi in pace. Non ho tempo da perdere con voi bambini chiassosi. Ehi, brutto pe... No, ci scusi per la nostra mancanza di buone maniere. Dai, Skull, andiamocene. Che diavolo gli prende a quello? Deve per forza atteggiarsi a somma divinità. A dire il vero, sei tu che ti sei presentato con Ei Bello. Dovresti avere più tatto. Iniziare una conversazione in quel modo non ci porterà da nessuna parte. Il nostro approccio non avrà importanza se non ci ascolterà. Che possiamo fare? Parliamo con la gente qui intorno. Forse scopriremo qualcosa in più sul temperamento di quell'uomo. Come minimo riusciremo a ottenere qualche indizio. Credo sia meglio di niente. Forza, chiediamo informazioni. Bene, dobbiamo raccogliere informazioni su questo ponte. Parliamo con le persone sospette. Cerchiamo persone che possano parlare allora. Scusate, ma quelli sono i camerini. Se volete entrare dovete registrarvi e presentare la carta di imbarco a questo bancone.
Ah, grazie. Lei, signorina, ha qualcosa da dire? Questo costume non è meraviglioso? Fa parte della nuova collezione di una celebre stilista. Il bar qui vicino noleggia costumi da bagno come questi. Ho un piano perfetto. Che risata spaventosa. Lascia stare, forza gente, andiamo al bar. Andiamo a prenderci i costumi che già abbiamo. E tra l'altro sono apparse... Orfeo Picaro sta salendo il livello. Sono apparse le ombre, adesso, per qualche motivo. Va bene, prima no? Salve, vorremmo registrarci. Benvenuto signore, posso aiutarla? Qui noleggiate costumi da bagno, vero? Datecene qualcuno al volo. Ah, ma certo, mostratemi la carta d'imbarco e provvederemo immediatamente. Cretino, andiamocene da qui. Skull, anche tu, Joker. Sul serio, Skull, che ti è preso? Ti è venuta improvvisamente voglia di fare una nuotata? In questo caso sì. No, faceva parte del mio piano. Lì ci sono i camerini, mi serve il tuo aiuto per trovare il modo di entrarci, Joker. Ok, dobbiamo trovare un modo alternativo per entrare allora. Modo alternativo tipo questa grata? Oh, bene, è una specie di condotto, scommetto che da qui si entra. Vuoi davvero entrare nei camerini? Andiamo, sembra quasi un reato. Ma noi siamo ladri fantasma, fidatevi, ho un piano. Ehi, Joker, vuoi entrare lì dentro? Entriamo. La madonna, che pedata. Cioè, scusa, ci vedevano che entravamo dalla porta e non ci vedono che entriamo dal condotto. Va bene. Ok, è il momento di cambiarsi. Anche se siamo già in costume. Ce l'hai fatta, Joker! Pare che siamo all'interno della stanza vista prima, ma perché? E soprattutto, non è un camerino questo? Fidatevi di me, aspettate qui, torno subito! Cosa avrà in mente? Ho davvero un brutto presentimento. È perfetto! Funzionerà alla grande! Skull, hai uno sguardo decisamente spaventoso. In realtà è inquietante. Non preoccupatevi, forza, torniamo da quell'ex nobile. Ehi, è il vostro momento, ragazze. Perché i costumi che avevamo prima non andavano bene. Mai avrei immaginato di attuare un piano così banale. Beh, è impossibile che gli uomini qui in piscina restino impassibili con delle ragazze in costume. Voglio tornare a casa. Poverina. Davvero vogliamo farlo? Contiamo su di voi, ragazze. È per il bene della missione. Se non vi sbrigate, se ne andrà da un'altra parte. Che tra l'altro l'unica che ha il costume effettivamente che avevamo anche un attimo fa è solo Haru. Perché le altre avevano il loro costume da bagno nella vacanza estiva. Haru è l'unica che non l'abbiamo vista. Salve. Splendida giornata, vero? Oh, cosa volete? Potrebbe darci una lettera di raccomandazione per il signor Shido. Una lettera di raccomandazione? Non ne darei mai una delle sciacquette come voi. Sciacquette? Io raccomando soltanto quelli che hanno un prestigioso lignaggio. Non importa quante belle possiate apparire esternamente, la vostra ascendenza non può cambiare. Sì, può darsi, ma beh... Noi... È un onore incommensurabile fare la vostra conoscenza, signore. Io sono Anne Windsor. Anne Windsor? Mio padre è un discendente della casa reale inglese. Come avete detto? Fa sul serio? Ci stai buona, Futaba. Queste ragazze sono le figlie della mia servitù. Oh, già, Lady Anne ci tratta davvero con i guanti. Ah, siete per metà britannica, Anchan. Sì, esatto. In effetti i vostri lineamenti sono diversi da quelli delle ragazze giapponesi. Si nota facilmente. La gente tende a farsi un'idea sbagliata, ma non è certo il vostro caso. Il mio passatempo è la cerimonia del tè. D'altra parte, mio padre mi ha costretta a imparare tale arte. Capisco, percepisco un'aura nobile, differente da quella delle vostre serve. Serve? Io sono l'unica ricca qui, porca troia. Il linguaggio è...
Il lignaggio assoluto. Non importa quanto un plebeo si sforzi, l'abisso è incolmabile. Avete pienamente ragione. Queste ragazze mi fanno un po' pena. Ma che... A proposito di quella lettera di raccomandazione, se foste così generoso da darvene una, potrei considerare l'idea di farvi conoscere mio padre. Oh, allora considerato il mio modo di mandargli i miei saluti. Vi ringrazio di cuore. Ma diamine, siete davvero incantevole con quel costume. È un corpo da favola, sembrate quasi una modella. Oh no! Vi siete assicurate di mettervi a protezione solare? Ehi! Come membri di dinastie così prestigiose, perché non legare a un livello più intimo? Mi scusi? Su via, non serve Su via, voi serve provincialotte, dovreste togliervi di mezzo. La state mettendo in imbarazzo. Le dispiace farla finita? Vuole provare qualcos'altro? Vuole provarsi qualche altro costume nella mia stanza? Tra l'altro il cameriere non dice nulla? Non mi toccare, pervertito! Eh? Ora che non mi servi più, vedi di sparire, verme! Questo tizio è un molestatore! Ma che... Come hai osato ingannarmi così? Beh, è colpa tua che hai abboccato una recitazione così terribile. Oh, sta zitto, è tutto merito nostro. Devo dire che i miei costumi da bagno erano più carini. No, dai, stanno bene anche quelli che aveva scelto Ryuji. Che cosa orribile vederli combattere in costume. A cosa sei debole tu? Non lo so, però blocchi lo psichico. Giusto perché voglio fare un po' lo stronzo. Debilitazione. Proviamo un po' di attacchi elementali. Abbiamo detto, lo sparo non ti fa nulla. Blocchi solo lo psichico. Mi dispiace, mancato. Proviamo un attacco elettrico. Ah, qualcuno è debole all'elettricità. Rompiamo la formazione. Facciamo un passaggio a lui. E colpiscilo con la potenza del tuono di Dio del tuono. Aia, che male. Morto. 7700. Capiamoci. Ok, abbiamo la lettera di raccomandazione. Ne mancano solo tre. Anche tu hai chiesto a Shido di innescare degli arresti mentali? A differenza del passato, cumulare ricchezze con il solo lignaggio è diventato difficile. Ecco perché ho supplicato di essere ammesso dalla nave di Lord Shido. Avendogli prestato alcuni nobili facoltosi, presentato, ho chiesto di eseguire alcuni arresti mentali per me. Capisco, perciò questo sistema di raccomandazioni ha luogo anche nella realtà. Lord Shido è particolarmente cauto nella scelta dei passeggeri. Perciò esamina i potenziali associati in cerca di gente ricca che non lo tradisca. È per questo che i passeggeri sono mascherati. Non li lascia ingannare dall'aspetto esteriore della gente. A proposito, Anne, le tue doti recitative sono molto migliorate dal nostro incidente di nudo. Basta con questa storia! Giusto per essere chiari, non mi sta nascondendo niente, vero? Santi numi, no? È tutto come scritto nei rapporti. Spero che si ricordi i termini del nostro accordo. Mi supporti come meglio può, chiaro? Sì, ovviamente. Dopotutto le sono riconoscente per il suo aiuto, signor Shido. Chiedevo dei favori a certe vecchie conoscenze e parteciperò alla nascita del primo ministro Shido. Gliela farò pagare se scopro che sta facendo qualche giochetto. Ci siamo capiti? In maniera cristallina. Preferirei un destino dissimile da quelli che ho fatto eliminare. Bene. Bravo. Ora abbiamo due lettere. Mancano solo i presidenti della rete TV e l'azienda IT e poi lo spazzino. Vediamo. Pare che uno di loro stia giocando alle slot mentre l'altro non esce dalla sua stanza. Beh, secondo la mappa c'è una sala intrattenimento più avanti. Forse le slot sono lì.
Vederlo di persona è il modo più rapido per scoprirlo. Proseguiamo. Ed è l'ora di toglierci i costumi. Proseguiamo e vediamo come sono le altre stanze. Oh, ma guarda, un altro corridoio. Chissà, forse troveremo di nuovo le statue di Shido? Può essere.